Giulia Delellis aizza le sue fan? Il dubbio di Alfonso Signorini. Grande Fratello VIP, nuovo scontro tra Alfonso Signorini e Giulia Delellis. È appena iniziata la settima puntata del GF VIP, e ci sono state già le prime polemiche. Difatti, Ilary Blasi ha iniziato il programma parlando subito della nomination tra Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni. E proprio a tal proposito ha trasmesso un video dove Giulia Delellis, parlando con Veronica e Ivana Mrazova, ha rivelato senza tanti peli sulla lingua. Le mie ragazze sanno cosa fare. Una dichiarazione, che ha lasciato senza parole i numerosi telespettatori, ma anche Alfonso Signorini. Difatti, proprio l'opinionista del Grande Fratello VIP ha chiesto di chiarire cosa volesse dire con quella frase la bella ex corteggiatrice del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. A quel punto, la fidanzata di Andrea Damante ha replicato di aver chiesto semplicemente alle sue fan di sostenere l'amica Veronica. Tuttavia questa spiegazione non è comunque piaciuta al popolo della rete. Il motivo? Molti, proprio in questo momento, si sono riversati sui social accusando la giovane di origini romane di aizzare le sue fan, manipolando in questo modo il televoto. Sarà davvero così? Giulia Delellis al GF VIP, la frecciatina velenosa di Alfonso Signorini. Giulia Delellis, volente o nolente, sembra essere sempre al centro delle attenzioni di Alfonso Signorini. Difatti, oltre questa frecciatina, i due sono stati protagonisti di un furioso botta e risposta qualche settimana fa. Il motivo? Andando nel particolare, la giovane concorrente del Grande Fratello VIP, parlando con gli altri inquilini, ha asserito di essere ipocondriaca. Motivo per cui non accetterebbe mai un bicchiere di birra o una sigaretta da uno sconosciuto perché potrebbe essere gay o tossicodipendente. Un'affermazione, che non è piaciuta affatto a molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi, e neppure dal noto direttore del settimanale Chi, il quale si è scagliato contro la ragazza di origini romane, apostrofandola ignorante. Comunque sia pare davvero che tra i due non corra buon sangue. E quest'ultimo botta e risposta sembra provarlo. Tuttavia, oltre questo piccolo confronto, gli autori del GF VIP hanno anche rivelato le percentuali dei due nominati, che stanno rischiando l'eliminazione dalla casa più spiata dagli italiani. Chi verrà eliminato? Sarà il criticatissimo fratello di Belen e Cecilia Jeremias Rodriguez? Oppure potrebbe rischiare la pallavolista olimpionica Veronica Angeloni? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire questa entusiasmante puntata del reality VIP.